Buongiorno, salve a tutti e buona giornata all'insegna delle stelle. Iniziamo col primo segno, l'Ariete. Sicuramente avrete molta carne sul fuoco, su tutti i fronti. Per giunta voi siete il segno della sfida e per ora le battaglie non vi mancano. Toro, Giove quest'anno è nella casa della salute, quindi molti di voi cureranno un po' di più l'alimentazione, ma attenzione al peso, perché Marte per tutto il mese di maggio rimane nel settore della nutrizione. Gemelli, Marte, Venere e Giove vi danno la voglia di fare, di agire, di prendervi cura anche del vostro aspetto fisico e il Sole, dopo il 21, sarà per voi anche più energico. Cancro. Insomma, Marte, Venere e Giove, se per il segno del Gemelli sono favorevoli, a voi invece vi potrebbero rendere irritabili, nervosi, insonni. Attenzione e cercate di tenere la calma. Leone, questo cielo vi rende più affascinanti, sarete più attenti alla vostra bellezza. Qualche calo di energia potrebbe esserci, basta trovare il tempo per riposare e ritrovare un po' di forza. Vergine, questa luna lascia qualche strascico di forte sensualità. Spero abbiate una persona giusta per esprimere il vostro affetto. Bilancia, Marte ti dà una forza fisica incredibile. Se vi dedicate allo sport, ho la netta impressione che avrete ottimi risultati. La sfera emotiva è un po' nervosetta. Appena entrerà giugno, anche l'amore prenderà però una bella piega. Scorpione, ambivalenze in questo segno, si alternano giornate in cui siete molto ben predisposti, mentre altri giorni vi trovo nervosi e fiacchi. Cercate di trovare un po' di equilibrio. Sagittario, a parte un Marte astioso che vi dà un atteggiamento un po' bellicoso, per il resto diciamo che hai ottimi aspetti da altri pianeti che ti sono amici. Penso che però molti sagittari non sono molto soddisfatti. Alcuni di voi si sentono come dei leoni in gabbia. Questo potrebbe succedere a chi non può sganciarsi per un motivo o per un altro dal proprio assetto di vita. Penso anche che questo periodo non proponga moltissimo per quanto riguarda l'amore, o forse, come temo sempre per voi, tendete ad idealizzare i rapporti. Spesso date per scontato ciò che altri neanche suppongono. Capricorno. Periodo in cui ti si chiede veramente tanta fatica. La luna ancora in buon aspetto per il vostro segno, però oggi vi rende molto elastici e vi dà buone intuizioni. Acquario, vi trovo di buon umore. L'amore sorride, Giove e Venere vi regalano ottime amicizie. Pesci. La luna ti farà ritrovare la tua grinta, forse chiederete più chiaramente ciò che desiderate nell'ambito familiare o lavorativo. Ed anche per oggi vi saluto e se vi sono stata gradita, vi aspetto tutti domani con l'oroscopo di Diana. Thank you.